Vi voglio presentare un semplice modo per registrare con un'applicazione che è online per mobile che si chiama Clip. Esiste quindi l'applicazione per Android in Google Play, come vedete, ed esiste una app per iOS in iTunes. Non è indispensabile registrarsi, ma io l'ho fatto perché posso quindi andare in setting e a settare su pubblico il mio profilo così che possa ricevere commenti e voti, e che questo in genere il profilo di default è privato. Okay, ritorno adesso alla pagina della registrazione. Come vedete, sarebbe anche possibile uploadare un file perché possa essere registrato, ma io voglio registrare la mia voce e leggere un piccolo brano tratto da Irving Goffman Stigma. Quindi adesso procedo con una piccola registrazione. Un attimo, clicco su Start Recording. Stigma e l'identità sociale di Irving Goffman. I greci, che sembra fossero molto versati nell'uso dei mezzi di comunicazione visiva, furono i primi a servirsi della parola stigma per indicare quei segni fisici che vengono associati agli aspetti insoliti e criticabili della condizione morale di chi li ha. Questi segni venivano incisi col coltello o impressi a fuoco nel corpo e rendevano chiaro a tutti che chi li portava era uno schiavo, un criminale, un traditore o comunque una persona assegnata, un paria, che doveva essere evitato, specialmente nei luoghi pubblici. Potrei tornare indietro a sentire il mio messaggio o condividerlo. Condivido, lo sta elaborando. Un po'. Quanti siamo? Siamo a 76, 78, 80. Sta succedendo? Adesso dovrebbe comparire il messaggio. Mi chiede di mettere un titolo. Io scriverò stigma sotto, posso mettere da Irving Goffman. Giusto, scelgo il genere education e faccio save. Questo è il file che ha prodotto Stigma. Come vedete. Ora posso embeddarlo nei miei siti o posso avere il link da inviare oppure condividerlo sui social. Ve lo consiglio. Ciao.